Ciao ragazze, è quasi Capodanno, è arrivato il momento di decidere quale sarà l'outfit per noi per questa serata speciale. Ma dove sarà la festa? Perché questo è un altro aspetto importante, per cui oggi vedremo assieme un po' di outfit adatti all'occasione, soprattutto tenendo conto della location della festa. Restate con me! Innanzitutto da un brindisi, e questo è il primo outfit di cui vi volevo parlare. Allora, dobbiamo di sicuro cercare di capire quale tipo di festa andremo ad affrontare. Perché? Perché ci sono delle feste nelle quali si muore di freddo. Sono feste dove non è, diciamo, consentito indossare un sandalo o un abito molto leggero, mentre ci sono delle altre feste all'interno, e questo è il periodo migliore perché solitamente, diciamo, si preferisce festeggiare in casa per poter osare, e quindi cerchiamo di sfruttare come sempre il lato minimal chic della, diciamo, dell'evento, del momento, e pensare così di poter usare magari ad un sandalo in casa come sto usando io in questo momento. Volevo farvi vedere questo primo outfit. Allora, è un abito rosso, spero che lo vediate completamente, molto semplice, con una spalla scoperta e con queste maniche così ampie. Questo permette vari tipi di outfit. Perché? Perché avendo una gonna a tubino, così come la potete vedere riflessa nello specchio, ha una gonna a tubino. Io in questo momento lo sto indossando con questo sandalo d'oro. Ups, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, per cui così, diciamo, è perfetto per una festa all'interno, per una festa in casa con gli amici. Ma la cosa migliore è poi invece poter adattare questo stesso abito, diciamo, ad una situazione molto più fredda, e quindi magari indossare un collan e uno stivale, anche uno stivale con il tacco, e quindi fare in modo che questo outfit diventi adatto anche ad un ambiente un po' più freddo, come potrebbe essere per esempio, non lo so, una grande sala, oppure un ristorante, una taverna, un posto dove magari non c'è così caldo come a casa. Questo quindi è il primo outfit. Vedremo moltissimi outfit rossi, perché non solo mi sono innamorata del rosso in questa stagione, ma veramente è uno dei colori must di quest'anno. Intanto il primo brindisi. Allora, io trovo che sia altrettanto bello e interessante con lo stivale e il collan. Spero sempre che riusciate a vederlo dietro di me nello specchio, oppure mi allontano un pochino per farvi vedere la figura intera. Comunque io ho indossato un collan coprente e uno stivale overknee, per cui overknee che significa che è uno stivale che arriva fino al ginocchio, in modo da poter coprire l'intera figura. La cosa bella è che poi nello stivale si può anche nascondere il calzettone, e sotto all'abito si può mettere anche una maglia, diciamo così, che possa aiutarci a rimanere calde, perché veramente in certe feste, soprattutto se sono all'aperto, avere freddo per tutta la sera di sicuro non è, diciamo, sopportabile, ecco, anzi non ci permette di rilassarci e di partecipare alla festa così come invece potremmo godercela. Per cui questa è la mia soluzione per avere sempre un look molto, diciamo, elegante, ma nello stesso tempo restare al caldo. Vediamo un altro look. Ecco qui ragazze, questo è un outfit adatto ad un ambiente decisamente caldo. Perché? Perché è composto da questo paillette super, da questo top di paillette super brillante e abbastanza scollato, indossato su un pantalone a vita alta. Ovvio che io in una situazione come questa ho usato anche con i sandali, per cui è divertente. Speriamo che voi riusciate a vederli. Comunque io confido sempre nello specchio e nella proiezione dietro. Abbiamo un sandalo decisamente estivo. È un sandalo questa volta d'argento, perché ovviamente si abbina un po' alle tonalità, diciamo così, argentate del top, ma molto molto estivo. Oltre al sandalo, ovviamente, io abbinerei anche questa piccola pochette, sempre argentata, sempre in pelle, che così riesce a,
diciamo, a concludere l'outfit in modo adeguato e soprattutto sicuramente abbinato. Cos'altro? Ci sarà freddo, perché non possiamo dire di no. Io mi rinfilo il sandalo, ma ovviamente durante la serata, per vedere i fuochi d'artificio o per il primo brindisi, ci sarà sicuramente un momento di freddo. Per cui come fare? Ovviamente è giusto tenere sempre a portata di mano una pashmina. Che cosa c'è di meglio di una pashmina con un po' di lurex all'interno, un po' di, diciamo, fili brillanti? Perché? Perché sarà adattissima a coprirci immediatamente e quindi a riscaldarci nel momento in cui andremo fuori all'aperto a vedere i fuochi, senza però nascondere completamente quello che è il dettaglio di un top brillante e di un pantalone a vita alta. Questo è un look adatto ad una temperatura sicuramente calda. Altro outfit, sempre con lo stesso top, perché non puoi rinunciare al nero a Capodanno. Direi semplicemente indossiamolo su un tubino. Ecco qui quindi un classico tubino indossato molto semplicemente con un collant nero coprente e una décolleté sempre nera. Questo è un look comodo, adatto ad una festa sia formale che ad una festa in casa e potrebbe anche essere molto caldo una volta indossata per esempio una giacca su questo top. Io vi propongo la classica pashmina, come abbiamo detto prima, per un momento improvviso di freddo e quindi comunque lasciare sempre libere le spalle rimanendo in casa, mentre se doveste uscire per una situazione molto più fresca, sotto al cappotto io indosserei una giacca. Quella che vi propongo è una giacca smoking senza collo, che potrebbe andare benissimo proprio per le amanti del nero. A questo punto il nostro outfit diventerebbe un completo ravvivato da questo top luminoso e quindi è una di quelle cose che potete ricostruire molto semplicemente dal vostro armadio, avendo una giacca e un tubino nero e semplicemente rendendolo brillante con un top particolare come questo o come qualunque altro top che possiate trovare in questo periodo, visto che ce ne sono moltissimi in commercio. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina per restare aggiornati su tutto quello che saranno i video futuri e mettere un like se questo video vi è stato utile per riorganizzare il vostro outfit di Capodanno. Altro look decisamente disco dance invece è quello con il pantalone luminoso. Ho visto moltissime gonne e pantaloni luminosi in questi giorni nei negozi, per cui non sarà difficile trovarlo. Comunque io vi lascio tutti i link e le descrizioni sempre all'interno dell'info box sotto il video. Basta cliccare la freccetta accanto al titolo e troverete tutto quello che abbiamo visto oggi. Se non è esattamente lo stesso prodotto, qualche cosa di simile che vi aiuti a trovare una soluzione. Questa è un'altra proposta, dicevo, questa è molto comoda invece. C'è un pantalone a vita alta, elasticizzato in vita, per cui davvero comodo, può nascondere tranquillamente un collant all'interno. Io ho messo un body sopra bianco in modo che mi permetta di muovermi se sarò in discoteca o se andrete ad una festa danzante, perché non è detto che debba essere in discoteca, ma davvero possiamo partecipare a qualunque tipo di festa danzante anche in un appartamento o in una festa privata. Poi, per completare il look, la mia fantastica giacca bianca con bottoni dorati. Questo dà all'intero look, diciamo, un tono adatto alla nostra età, perché comunque non abbiamo 15 anni, per cui la cosa bella è che diciamo il look sia sì sportivo ma anche elegante, per cui in questo modo riusciamo a rimanere grintose con il top senza maniche un po' all'americana, con il pantalone comodo e con questa giacca che invece, diciamo, restituisce un po' quella che è l'eleganza del momento, quindi adatta al look anche ad una situazione un pochino più diciamo così formale. In più voglio farvi vedere il dettaglio delle scarpe, perché sono la vera principessa. Per chi invece avesse voglia di un look più tranquillo, questa casacca io la trovo davvero meravigliosa. L'ho abbinata a dei pantaloni in ecopelle e ai miei fantastici stivali in cuoio. Per riunire poi assieme tutto il look, questa splendida pashmina che vi ho già, diciamo così, descritto all'interno dei regali che ho ricevuto per Natale, infatti ve li lascio qui nel link,
ma come vedete contiene tutti e tre i colori di questo fantastico outfit, che è adatto per esempio ad una cena in casa che non vuole per forza usare con qualche cosa di brillante, o forse non si sente così a suo agio con il rosso ma vuole comunque sentirsi chic. Una splendida casacca ampia che quindi è adatta a qualunque taglia, indossata su un leggings tono su tono, croine e copelle, e con questi stivali di cuoio ci danno un look grintoso e nello stesso tempo adatto ad un'occasione così speciale come Capodanno. Ultimo outfit per questo Capodanno ho voluto usare con una cosa molto semplice, ma nello stesso tempo davvero molto elegante. Per una serata particolarmente chic, diciamo così, ecco l'abito sottoveste. Questo veste in modo molto morbido, per cui si adatta a qualunque tipo di taglia. E io l'ho scelto in un blu leggermente turchese, in modo che si adatti alla mia palette. Mi raccomando, state molto attenti alla vostra prima di scegliere il colore. Comunque questo è un abito, dicevo, che è adattissimo a qualunque tipo di party e che può essere adattato sia ad una situazione più fresca indossandolo con una giacca sopra, oppure semplicemente così con la nostra solita pashmina o con un piccolo dettaglio, diciamo, in lurex, sempre per proteggerci da un eventuale improvviso fresco. In più, un'altra cosa che ci può aiutare è, ovviamente io in questo momento lo sto indossando con un sandalo, però può essere indossato anche con una piccola cinturina e per esempio un piccolo stivaletto bianco come ho utilizzato prima con il pantalone in lamè, in modo da poterlo un pochino sdrammatizzare e da poter inserire al suo interno magari un collant in modo da restare un po' più caldi. Ultimo, diciamo, trucco per una serata invece abbastanza fresca è quello di utilizzare un cardigan. Io ho questo, è un cardigan gioiello. Adesso vediamo se riuscirò, perché questi cardigan gioiello hanno dei bottoni abbastanza importanti. Comunque, come vedete, con uno splendido cardigan bianco con dei bottoni gioiello lo vanno ad impreziosire, nello stesso tempo ci permettono di restare calde e comode. Con queste ragazze io spero di essere stata utile, di avervi dato delle idee per questo Capodanno. Non dimenticate di cercare all'interno del vostro guardaroba e se avete bisogno di idee, io come sempre vi lascio tutto linkato qui sotto. Nel frattempo vi auguro uno splendido Capodanno, faccio un brindisi insieme a voi e al prossimo video. Un abbraccio!